Ora ci siamo già dai! Ti faccio quando fanno proprio! Ciuc, rampa ciuc, rampa fuc, sempre fuc, ciuc a starille, rossa roca, chiara stella, rossa roca, bianca e fioca, che mi chiede, fece la serpa, che si mangia per la sau, e poi dopo ve la scuta, si accredita, si affrenuta. La mia città si entra per una porta con ponte levatoio ad uso di fortezza e sopra vi sono dipinte tre arme, una dell'impresa reale e l'altre due del padrone della città. Sta situata detta città sopra uno scoglio nella fronte del mare Adriatico e dalla parte di terra la restante è circondata da muraglie ad uso di fortezza con cortine, baluardi e torrioni a forma circolare. E sopra i torrioni vi sono quattro cannoni di bronzo, due dalla parte di Mezzogiorno e due dalla parte di Scirocco. E dalla parte di Ponente, dalla parte di Tramontana, si rende forte della natura medesima, essendovi rupi di scogli altissimi ed inespugnabili per esserno precipitosi, con grotte marine sotto cavate dalla natura medesima, dove entra il mare senza offenderla. Il santo patrono della città è San Vito e le sue reliquie sono custodite non lontano dall'abitato. Quelli, al Medioevo, facevano un sacco di pistrigli, di imbrogli con le ossa di noi santi, perché tutti ci volevano e allora ci facevano a pezzettini e si spartevano. Io però mi sono sistemato bene le ossa mie, un poco a Parigi, un poco alla Germania, tutto il costato a Praga in una famosa cattedrale e poi qualche altro osso minore l'ho lasciato all'Italia. Per esempio, l'osso del braccio stava a Basterna, ma là non mi piaceva l'aria. Così ci sono venuto in sogno alla matrona di Salerno, Fiorenza. Una bella principessa che stava sempre a pregare a me. E allora gli ho detto, se mi vuoi omaggiare, mi devi portare al Portus Marianus. E quella ha detto, e dove sta sto Portus Marianus Vitus? Ma come, non lo sapete? È il crocevia più bello del mondo. Sta in Apulia, vicino ad una città alta sul mare, non vi potete sbagliare. E questo succedù nell'801 d.C. Da allora questo porto è dedicato a me, a San Vito. E qua tutti si sentivano più belli, più ringiovaniti, perché è un posto magico. Eppure quello che si mangia ha un sapore diverso. Qua si mangiano certe insalate,
pamador, carasil, bastanechi, rafanille, tutte cose tenemo qua. Perché niente, bella niente, perché 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 ni